Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi vi parlo invece dei preferiti del mese, visto che a dicembre ho fatto un po' un saltino perché fondamentalmente dicembre è un mese che per me è solo una grande sofferenza. Torniamo con un sacco di cose delle quali parlarvi, parleremo soprattutto di musica, ve lo premetto, ma poi come sempre film, serie TV e anche un po' tutte varie ed eventuali frivolezze varie eccetera eccetera. Però piccole premesse prima di iniziare, se non siete ancora iscritti al mio canale, giù trovate il bottoncino per farlo e attivate anche la campanellina per essere sempre aggiornati quando escono i miei video. In più trovate anche nell'info box i miei link di affiliazione ad Amazon, perché se voi acquistate tramite il mio link di affiliazione a me ne arriva una piccola percentuale che mi dà una mano a mandare avanti il canale e ovviamente a voi non cambia niente, oppure se volete proprio supportarmi e offrirmi un caffè su Ko-fi c'è anche il link di supporto. Detto ciò, bando alle ciance e passiamo ovviamente alle cose che ci interessano. Sarà davvero un video che parlerà molto di musica, perché ci sono successe tante cose belle questo mese. Cioè, diciamo che ho ascoltato tantissimi dischi, tantissimi singoli, tantissime cose e ho visto anche un sacco di concerti belli, quindi è proprio stato un mese fortunatissimo. Il disco del mese sono più di uno, vabbè, scusatemi. Tra i dischi del mese rientra sicuramente Last Building Burning dei Cloud Nothing. I Cloud Nothing sono una delle mie band preferite, quindi devo dire, è uscito da un po' il disco, però effettivamente un momento in cui io mi sono proprio messa ad ascoltarlo furiosamente è stato questo mese, ed è un po' un disco di quelli che io chiamo kamikaze, cioè è prendere tutto ciò che dovresti fare per avere successo e per fare le cose che ti portano, insomma, le cose serie, e fregartene proprio del tutto, perché non te ne frega niente, non è quello che vuoi fare. Cioè, per me una band che si mola così per il gusto di fare musica che gli piace merita un sacco di rispetto. Io li seguo da tanti anni, sono sempre a cavallo anche tra reminiscenze punk rock, post rock, che poi traducono anche su shoegaze e altre cose, hardcore anche. Beh, questo è un disco furioso, davvero un disco molto violento per alcuni versi, e che ha un'urgenza proprio di voler spaccare tutto. Infatti si chiama Last Building Burning, cioè l'ultimo palazzo che brucia, che sembra proprio che loro siano lì ad aspettare che anche quello venga giù. Cioè, è veramente un disco che ha degli aspetti estremamente nichilisti, però da un lato ha anche bisogno di esternarli, ha anche bisogno di coinvolgimento, di portare dentro le persone. Non so, è un disco che ho ascoltato moltissimo perché ha veramente una necessità di arrivare e infilartisi nelle orecchie e spaccare tutto, che io amo e ho sempre amato fin da quando sono una ragazzina. E non lo so, mi è sembrato qualcosa di molto coraggioso adesso, molto bello nel suo essere così rabbioso, e non so, un po' di rabbia a volte è necessaria, ed è necessario che venga anche tradotta in musica, che secondo me è sempre pregevole. Ho altri due dischi del mese, uno è New Material dei Preoccupation, che forse molti di voi ricordano quel disco d'esordio e che hanno cambiato nome, che si chiamavano Viet Cong, e poi ora però si chiamano Preoccupations e suonano a Bologna il prossimo mese, e non lo so, sono una delle band più interessanti nel panorama alternativo, shoegaze, indie, boh, tante cose, mescolano tantissimi generi, anche loro hanno quest'urgenza di essere molto diretti, che a me piace, lo trovo sempre onesto. Altro disco che ho ascoltato tantissimo a caso, anche se è uscito da un po', è Hope Downs dei Rolling Blackouts Coastal Fever, altra band adorabile, adorabile veramente, che vi consiglio di ascoltare se non avete mai ascoltato questa band. Loro sono un po' mood molto diverso rispetto ai suoi dischi precedenti, molto più soft, molto più verso l'indie magari per tante cose, piacevolissimi, e io ho adorato, io insomma, giù trovate comunque tutti i link a Spotify, alle mie playlist eccetera, se siete anche curiosi di quelle, così potete andare ad indagare e ascoltare qualcosina. E quindi dai dischi io passo sempre ai singoli del mese, e visto che vi ho citato i Cloud Nothing, il mio pezzo preferito del disco è Leave Him Out, perché
È un pezzo che veramente sembra l'esatta sintesi tra un pezzo dei Descendants fatto dai Get Up Kids e messo insieme. Un po' questa sorta di mood Descendants Get Up Kids fusi insieme è un po' il mood generale dei Cloud Nothings e io adoro. Questo pezzo mi piace moltissimo, l'ascolto veramente in loop tantissimo e ho adorato questo. Questo è proprio il mio pezzo preferito del disco. Poi, incredibile, ma un altro pezzo che ho ascoltato davvero tanto, nonostante, cioè, io abbia un rapporto un po' conflittuale con questo artista. Mi piace per soprattutto i primi dischi, però devo dire che non è che è proprio tra i miei prefe, ovvero Salmo. Io in generale faccio molta fatica con il rap italiano. Salmo è interessante, comunque fa cose molto pregevoli ed è vero che l'ultimo disco è oggettivamente il più brutto della sua carriera, quello meno interessante, però comunque rimane un buonissimo disco. E per me il singolo 90 minuti è pazzesco, è veramente un gran bel singolo, è molto coraggioso, super politicizzato, cosa che a me piace perché il rap deve essere anche queste cose. Deve fare queste cose e in Italia un po' una figura come la sua è necessaria, soprattutto quando tutto quello che ci sta attorno è molto vicino alla trap, è molto vicino al vuoto nei testi, invece lui lo trovo sempre bravo, sempre fa tutto bene, capito? E quindi niente, anche 90 minuti mi è piaciuta. Ho veramente tanti singoli, infatti il prossimo è di Frankie Cosmos che suonerà a Bologna invece più avanti, tra marzo e aprile, non mi ricordo, però insomma, visto che sto riascoltando spesso perché durante il lavoro Frankie Cosmos è proprio la cosa ideale da ascoltare. Singolo che ho ascoltato davvero tantissimo questo mese è On the Lips, che vi consiglio e vi linko giù perché ha quell'atmosfera proprio perfetta, un po' aperitivo. Io le chiamo aperitivo, ci sono cose da aperitivo, cioè per me tutte quelle cose che non sono molto veloci, molto aggressive, ma che non sono neanche troppo lente, sono da aperitivo o da lavoro. Di solito le ascolto spesso quando lavoro e faccio soprattutto post-produzione, perché la post-produzione è una roba molto ripetitiva e meccanica, ecco. Poi è uscito il singolo nuovo dei Bee Forest, che vi ho già detto mille volte che sono la mia band italiana preferita, si chiama Gemini, che è anche il mio segno zodiacale. Io, cioè, gli voglio troppo bene, fanno sempre cose che mi piacciono, sempre interessanti. In questo singolo ritroviamo tutti gli elementi classici dei Bee Forest, queste cose molto atmosferiche che io adoro. Però ci sono anche degli elementi, secondo me, abbastanza nuovi, ci sono dei suoni un po' più particolari. E vabbè, ragazzi, se non conoscete Bee Forest, mi raccomando, perché io gli voglio troppo bene. Altro singolo, che è il penultimo del mese, è Karen O degli Yeah, che sta facendo un progetto con Danger Mouse. Uscirà il disco a marzo, se non sbaglio, e il primo singolo è Woman. Non so, gli Yeah, sono una delle mie band proprio preferite del panorama indie da sempre. Cioè, per me ascoltare Maps tuttora, nonostante io la sappia a memoria, l'abbia ascoltato 8 milioni di volte, è un pezzo che mi fa piangere tutte le volte. Detto questo, gli spaccano il culo come band. Karen O è la loro frontwoman e in questo caso fa una cosa un po' singola, un percorso singolo da solo con Danger Mouse. Il primo pezzo è veramente molto 60s, ha queste sonorità strane. Per rincontrarlo su di lei, però c'è la sua voce che è inconfondibile, è veramente super particolare. Per me il singolo è riuscitissimo, mi piace tantissimo e quindi anche quello in loop. Da questo mi attacco. No, non mi posso attaccare perché prima ci sono i concerti del mese. Comunque vi cito anche un altro singolo che io purtroppo ho qua dentro da settimane e che purtroppo non uscirà mai più di nuovo, perché ho dei periodi dove mi si inseriscono nel cervello dei pezzi e io poi passo il restante tempo a cercare di eliminarli, sostituendoli con nuove sessioni, no? Penso succeda a tanti di noi. Uno di questi è Bucky Dungan di Mia, MIA. Che ve lo spiego dopo perché l'abbiamo ripreso. E Bucky Dungan, che è un pezzo super storico di Mia, per me è sempre stata un'ossessione perché ti entra in testa e non se ne va più. Papara papara, ma basta. E dopo vi spiego perché mi è tornato proprio la voglia di riascoltarlo tantissimo. Detto ciò, passiamo invece ai concerti del mese. Questo è stato un mese di concerti meravigliosi. Si è aperto con Setti al Covo. Che Setti, io vi avevo detto che era uno dei miei dischi preferiti di novembre, anzi di ottobre probabilmente. Arto è un disco molto sincero, molto
interessante, forse l'unico disco veramente indie italiano, non indie pop, non cantautoriale, eccetera, proprio indie. E mi piace molto il suo approccio. Tra l'altro, dal vivo è stato davvero carinissimo, è stato un concerto adorabile perché lui è una persona davvero umilissima. Ed è comunque il più bravo di tutta la scena indie dell'Emilia Romagna sicuramente, ma di tante altre situazioni in giro per l'Italia. Ha proprio questo modo molto semplice, i pezzi sono brevi, coinvolge tantissimo il pubblico e per me è stato bellissimo, io davvero ho adorato. Questo è un concerto che davvero ho adorato e se vi capita nella vostra città andate a vedere Setti perché è veramente carinissimo, davvero, è adorabile. Detto ciò, invece, altro concerto bellissimo, ma proprio sopra, cioè, capa regina del mondo, dell'universo, io spero che ci governi lei, è stato vedere Aurora al Locomotive, in questo caso sempre a Bologna. Aurora, che in realtà dovrebbe dirsi Aurora, però non faremo i fenomeni. Aurora per me è deliziosa come persona, è veramente adorabile, piccolina, dimostra sempre e dimostrerà forever, 12 anni, dal vivo è stato bellissimo, è stato qualcosa di meraviglioso, veramente. È stato anche uno dei pochi concerti dove io ho fatto delle foto, cosa che odio di solito, perché io odio fare foto ai live, perché mi distraggono, perché sto lì a guardare la macchina, eccetera. Invece volevo sperimentare un po' la mia macchina nuova, che tra l'altro non ve ne ho parlato tanto qua sopra, vabbè, ma comunque non è quello il punto. Aurora è veramente bravissima, pensavo che dal vivo la sua voce fosse molto più filtrata, molto più guidata in realtà, e anche le doppie voci fossero tutte finte, in realtà tutta la sua band è veramente incredibile, ha questa sinergia davvero molto, molto forte, davvero rara, con la sua, non so neanche bene che cosa fa, era un Korg ma faceva altre cose, c'era anche per me una mini drum, vabbè c'era degli effettini, insomma questa ragazza che si occupa di questa parte dal vivo che fa anche le doppie voci e davvero è stato qualcosa di pazzesco, hanno una sincronia incredibile, hanno veramente anche un'armonizzazione che penso di non aver mai visto in un concerto pop di questo tipo. Aurora ha una voce bellissima e carinissima, parlava moltissimo col pubblico, saltava, zompava, è molto positiva come cantante, come personaggio, questa cosa a me piace molto, è stata dolcissima, non si è negata nel raccontare, nel chiedere, nel parlare, anche per una che magari venendo in Italia si ritrova a cantare davanti a un pubblico molto più esiguo o in un posto molto più piccolo rispetto a quelli a cui è abituata in Inghilterra, nel nord Europa, eccetera. Non so, se vi capita, vi prego, andate a vedere Aurora dal vivo perché non ne rimarrete delusi. È veramente la capa del mondo, è brava, è simpatica, è dolce, ha un modo di fare adorabile. Ci tiene molto anche alla band, si vede, si ascoltano, si mettono a posto. È molto artistico, come cose, pieno di giochi di luce, di fumo, non so, bello. Beh, vi avrò messo nella Tiffany del futuro, vi avevo messo qualche foto che ho fatto durante il live qua di fianco, speriamo. E niente, insomma, bellissimo anche il concerto di Aurora. Ultimo concerto che io non posso non citare, quello dei Jackson Pollock che ho visto il 26, no? Sì, sempre qua a Bologna, perché i Jackson Pollock sono una band super do it yourself, minuscola, sono un duo, chitarra e batteria, ma ragazzi, la batterista è quello che io vorrei essere da grande. Hanno questa energia, questa voglia di fare musica che si percepisce moltissimo dal vivo, ve lo giuro, anche se non li conoscete, finirete sotto il palco a pogare, a pigliarvi le gomitate, perché è per forza così, cioè è quasi naturale. Pezzi super interessanti, oltre a suonare la batteria lei canta anche, ha questa voce molto, molto delicata anche, che sembra quasi in contrasto col baccano che sta succedendo sotto, però la resa secondo me è meravigliosa. Ed è una band che sicuramente dal vivo rende molto di più che in registrazione, perché il pubblico viene completamente tenuto in scacco da ciò che sta succedendo sul palco, sembrano tutti in trance, è bellissimo, è veramente un'esperienza unica. Quindi anche in questo caso vi dico andateveli a vedere se vi capitano, segnateveli, andranno in posti minuscoli e magari non sapete neanche chi sono, giù vi lascio i link, però davvero
amo. Ma veniamo a cinema e serie TV. Parto dal cinema, dal film del mese, dal film del mese, perché è quello per cui mi riferivo prima al singolo di MIA, ovvero Bucky Dungan. Perché questo mese sono andata a vedere Matanji, che è il documentario sulla vita di MIA, di Mia, e devo dire che io era tanti mesi che volevo provare, perché è uscito un anno fa in tutto il mondo tranne in Italia, c'è stata un'anteprima ed era un evento privato, non si riusciva ad andare a vedere questo film. Io amo Mia, Mia è una delle mie cantanti preferite, trovo il suo percorso artistico una delle cose più interessanti che esistano e sono d'accordissimo su quello che viene detto nell'intervista a persone dentro il film, ovvero che Mia sta facendo quello che i Clash facevano negli anni 70, negli anni 80, ovvero usare la propria musica e la propria arte per riuscire a mandare anche un messaggio politico, che è sicuramente un messaggio di rottura, un messaggio che non tutti apprezzano, non tutti percepiscono, perché non ha le modalità che sono universalmente accettabili per queste cose. In questo documentario scopriamo tante cose, fatto da un amico di Mia. Mia ha studiato, potremmo dire cinema, comunque insomma videografia all'università, e lei da sempre ha registrato con la videocamera praticamente tutta la sua vita, fin da quando era piccola, quindi ci sono tantissime registrazioni in tutto il corso della sua vita. E Mia è un'emigrata inglese, ora penso sia inglese ovviamente, però la sua famiglia emigra dallo Sri Lanka in Inghilterra perché faceva parte di una minoranza chiamata Tamil, che veniva perseguitata dal governo dello Sri Lanka, e questa persecuzione ha dato proprio origine alla guerra civile in Sri Lanka, che si è conclusa nel 2009 con un genocidio praticamente della comunità tamil, ed è sempre stato coperto dai media. Comunque affrontiamo un po' in questo film la vita di Mia, sia personale, quindi anche la sua crescita artistica e insomma diciamo come è arrivata al successo, e in parallelo anche il suo attivismo politico e come nella sua vita questo si rendesse sempre più necessario, sempre più qualcosa che la portasse a dire: io sono l'unica tamil rappresentata nel mondo, se non parlo io chi parlerà mai, e come è stata massacrata dai media, come è stata sempre ostacolata per essere quello che è e per dire le cose che ha sempre detto. Io la amo, cioè dopo questo poi film per me è salita, cioè ancora di più un'icona di qualsiasi cosa. Io voglio essere Mia da grande, anche Mia da grande, e trovo che abbia un coraggio, una consapevolezza, un valore artistico anche in quello che fa, che è nettamente superiore a qualsiasi cosa. Vi suggerisco di vedere i video di Born Free, vi suggerisco di vedere il video di Borders, vi suggerisco di seguire Mia e ascoltare Mia, perché è la cosa più bella che potete fare. Ascoltate A Ruler, ascoltate Kala, sono dei dischi bellissimi, ma anche gli ultimi, insomma, niente, ok, basta. Avete capito? Ho visto Matanji di Mia, che mi è piaciuto moltissimo, è un documentario bellissimo sulla sua vita, spiega tante cose, spiega tante difficoltà che lei ha attraversato e che forse ora la tengono un po' fuori dai radar, mentre 7-8 anni fa era veramente sulla super cresta dell'onda. Forse la conoscete per Bad Girls, eccetera, eccetera, forse no, però insomma, Mia. Invece parliamo di serie TV. Questo mese le serie che rientrano proprio tra le mie preferite sono due. La prima è Sex Education. Sex Education per me è stata una serie molto, molto interessante e carina, che ho visto e adorato. E non è una serie perfetta assolutamente, ma non credo sia quello l'intento. Non è una serie sull'educazione sessuale. Questo va chiarito, perché tutti dicono che non insegna molto, ma non è quello il senso. Secondo me i pregi soprattutto di Sex Education sono il trasmettere a un pubblico molto giovane come il fondamentale problema della sessualità, dei rapporti interpersonali, sia la mancanza di comunicazione, come la mancanza proprio di comunicazione, dell'ascoltarsi a vicenda e la difficoltà anche magari di esternare quelle che sono le proprie emozioni, le proprie difficoltà, i propri sentimenti, porti a una difficoltà nella vita sessuale, chiaramente, e che soprattutto anche il messaggio parallelo a questa cosa è che chiunque può avere delle problematiche a livello sessuale, non solo le persone molto timide, non solo le persone con dei complessi, o le persone con un orientamento sessuale magari che deve essere definito, anzi, chiunque può avere e ha magari
delle difficoltà nella vita sessuale, nell'esperienza sessuale. E questa è una roba secondo me non scontata, perché di solito è raro vedere, che ne so, le persone, diciamo, vincenti, quelli che vengono considerati vincenti nelle serie TV e nei film, avere anche una difficoltà nell'approccio sessuale. Invece in questa serie sono soprattutto loro che vivono una vita sessuale abbastanza difficoltosa, dei rapporti interpersonali che li mettono in difficoltà. E però non solo, ovviamente fa vedere proprio come sia un qualcosa di trasversale. Questo a me è piaciuto molto come cosa. Sono secondo me i veri messaggi nascosti dietro alla serie, non tanto l'educazione sessuale, la rivincita del protagonista singolo. Come anche, secondo me, è super interessante come viene trattato l'aborto, perché per la prima volta vediamo un aborto che non ha a che fare con un tema pietista, con un trattamento pietista, con un trattamento traumatico, ma anzi come una scelta consapevole, ponderata e fatta, perché è una scelta che ti porta a capire che quella sia la strada migliore per te. E mi è piaciuto moltissimo, credo che sia una delle poche serie che ha rappresentato questo momento in una maniera così delicata e anche non così tradizionalmente vista con patetismo estremo. L'ho amato. È sicuramente la prima parte della serie migliore della seconda. Mi piace anche perché usa un sacco di stereotipi inizialmente per poi un po' ribaltarli, per poi un po' dissacrare questi stereotipi di personaggi. Cioè c'è la ragazza molto forte, problematica, eccetera, c'è il ragazzo, cioè sono tutti problematiche che un po' scombina, ecco, la serie. Questa cosa mi è piaciuta, non è una serie perfetta ma è estremamente piacevole e spero che la vedano tutti i ragazzi di tutti, cioè tutti la devono vedere. Altra serie che mi è piaciuta molto è Titans, che è ovviamente la serie DC sui giovani titani, insomma così. Non gli avrei dato un euro, perché di solito, anche se io sono molto legata alla DC, io amo molto la DC, perché poi il mio personaggio preferito di fumetti è Batman, e poi mi piace anche Wonder Woman, eccetera, eccetera. Però devo dire che Titans fa qualcosa che non mi aspettavo, cioè riesce a essere estremamente innovativo per alcune dinamiche, e mi è piaciuto soprattutto perché è inaspettata la costruzione della storia, l'inserimento dei personaggi, le dinamiche non sono stupide, banali, come è facile che avvenga. I buchi che sembrano esserci nella trama in alcuni punti in realtà trovano tutte le varie spiegazioni all'interno dell'arco narrativo, quindi per me è veramente una di quelle cose che mi ha spiazzata. Non vedevo l'ora di finirla e andare avanti, perché mi sembrava davvero qualcosa, è un prodotto sui supereroi che finalmente ha un tipo di qualità che non mi ha spiazzata, non mi aspettavo, e quindi mi è piaciuta moltissimo. Non gli avrei dato un euro, invece ve la consiglio tantissimo. Libro del mese sono due. Uno è King of Scars, chissà perché so che sorprenderà tutti, e l'altro invece With the Fire on High di Elisabeth Acevedo, che rimane la migliore scrittrice contemporanea di Young Adult. Nel mio wrap-up ve ne parlo un po' di più, quindi vi linko qua sopra il video, così magari ci date un'occhiata. Invece arriviamo alle cose un po' frivole, quelle che magari molti di voi non interessano, quindi se non ve ne frega niente potete distaccarvi. Parliamo di beauty, in questa sezione parliamo di beauty, cose un po' più frivoline, vestiti, varie ed eventuali. Allora, innanzitutto mi sono tatuata, come penso abbiate visto, dalla Chiara Martelli, ovvero Martello, e vi linko giù. Io sono molto felice di questo mio nuovo tatuaggio e non ve ne parlerò oltre, perché sapete che io odio parlare di tatuaggi, però esteticamente sono molto contenta, perché sono molto contenta di come sembra il tatuaggio. Sono due foglie di felce, che è la mia pianta preferita. Detto ciò, passiamo effettivamente alle cose beauty. Ho finalmente fatto un ordine su misspattina.com, che io aspettavo da tantissimo perché è una delle mie marche preferite, però è molto costosa e io sono una persona povera, e quindi insomma. E come vedete questo è uno dei vestiti che ho preso questo vestitino, una camicia e invece la magliettina color ruggine con i pois,
che avete visto nel video di King of Scars. I prezzi sono abbastanza alti, ve lo prometto, perché comunque rispetto a una media un po' più bassa, questa è una media molto alta. Anche se i tessuti non sono, diciamo, 100% lana, 100% cosa, ci sono tante cose in poliestere, però è un poliestere di una qualità molto alta e la qualità proprio sia di cucitura che di rifinitura dei dettagli, lo vedete da qua, è qualcosa di veramente incredibile. Infatti, secondo me, tutti i soldi che gli si dà sono abbastanza meritati, anche perché è una realtà che è made in England, quindi capisco anche perché abbia dei prezzi un po' più alti. E io adoro questo perché c'è il Bowie Cat e David Bowie è il dio di tutti noi e quindi non potevo non prenderlo, e insomma è uno dei vestiti più belli che io abbia mai avuto e quindi sono super contenta, come tutto degli altri miei due acquisti. Passiamo invece alle cose beauty guru. Come voi sapete, se mi avete un po' seguito nei vari preferiti, c'è un'unica grande certezza: la mia pelle è secca come il deserto del Sahara. Immaginatevi in questo periodo, quindi nel periodo invernale, è già molto se non mi squamo mentre parlo, mentre cammino. E si vede anche perché sono sempre molto più segnata se mi trucco, c'ho veramente le pellicine tutto il tempo, devo dare 3 volte al giorno la crema idratante, insomma un po' un disastro. E quindi devo dire che c'è stata una cosa in particolare che mi ha salvato la vita questo mese, ovvero il Drink Up Intensive di Origins. Origins in realtà è una marca che è più, non è così bene come si pensa, perché pieno di siliconi e pieno di robe un po' schifide e non è così naturale come sembra, don't get fooled. Però devo dire che il Drink Up è una maschera notturna che è una sorta di maschera idratante per la notte ed effettivamente è la cosa che ha impedito alla mia pelle di creparsi come il suolo del deserto, cioè è veramente qualcosa che mi ha salvato la pelle. E lo do, invece che andrebbe dato 2 o 3 volte a settimana, io lo do quasi tutte le sere perché sennò è un disastro veramente. Però devo dire, come vedete, è praticamente quasi consumata, si vede perché c'è pochissimo prodotto, però i soldi meglio investiti dell'anno scorso in realtà, perché l'ho presa a maggio, però ora la sto usando veramente tanto. Ultimissima cosa, poi ho fatto un ordine a inizio mese, sono stata abbastanza brava con i saldi perché non ho fatto dei disastri, ho preso solo 2 cose con i saldi. Comunque ho preso dei diversi rossetti dal negozio di Clio Makeup, che secondo me rimangono i rossetti liquidi migliori in commercio, anche se hanno 2 grossi difetti. Il primo è che sono abbastanza transfer, quindi non sono no transfer, no, cioè se vi toccate vi rimane l'alone del colore, e poi soprattutto che si spargono, perché se ci mangiate con questi rossetti vi trovate tutto ovunque fatto. Cioè io sono andata in giro con delle righe rosse nella guancia, poi i miei amici sono stronzi perché non me lo dicono, perché no, ma magari ci rimani male. No, ragazzi, si dice quando uno è macchiato di rossetto. Detto ciò, però rimangono comunque la formula che su di me, almeno su di me, poi è ovvio che ognuno fa a modo proprio, rimangono i più setosi, i più morbidi da stendere e quelli che mi seccano meno le labbra, perché tutti gli altri magari sono più resistenti, non macchiano e tutto, però dopo 2 ore ho le crepe anche lì. Quindi questi bellissimi, il mio preferito, che è quello che indosso, tra gli ultimi ordini, io avevo già il Fire Kiss, che è quello rosso, proprio super rosso, che è bellissimo, è veramente un rosso magnifico. Ho preso sia il Chocolate Red che il 1982, che è veramente meraviglioso, questo lo uso spessissimo. Il Chocolate Red è già un rosso molto marrone, è un po' più scuro, quindi magari, che ne so, di giorno lo date un po' meno frequentemente. Io sono una che non va in giro col rossetto nero, quindi figuratevi dov'è il problema. Però 1982 è una cosa che secondo me è il classico nude che a me piace, cioè quello che un po' si vede, non quello troppo nude, sennò non capisco mai il senso di mettere un rossetto. Questo è nude ma visibile, è un mauve un po' più marroncino, mi piace molto come colore, è abbastanza visibile, ecco, quello sicuramente, e lo sto veramente mettendo spessissimo, quindi adoro, mi piace la formula, mi piace anche come si stende, questo perde un po' meno del rosso, ecco, e quindi insomma, se non l'avete mai considerato, questo è un ottimo investimento, anche perché durano tantissimo, anche se li mettete 28 volte al giorno. Devo dire che hanno anche una buona tenuta, perché effettivamente, a meno che non andate a ciappinare o a mangiare, potete comunque rimanere quasi 8 ore con una sola stesa. Poi se non mangiate in 8 ore diventa un problema.
Bene, direi che siamo arrivati alla fine di questi preferiti. Sicuramente mi sarò dimenticata un sacco di cose, però insomma abbiate una grande pazienza. Detto ciò, io spero comunque di avervi suggerito qualcosa di interessante, ho fatto vedere cose interessanti, soprattutto mi raccomando, ascoltate le cose che vi suggerisco perché io ci tengo tanto, soprattutto a parlare di musica, perché fa veramente tanto parte della mia vita la musica, quasi più dei libri. E quindi insomma sono sempre contenta di suggerire, parlare e spargere entusiasmo su questioni musicali. Invece vorrei sapere anche quali sono i vostri preferiti del mese, che cosa vi è piaciuto, film, libri, serie TV, cose che avete ascoltato che vi sono invece piaciute, che così sono sempre curiosa di farmi gli affaracci vostri. Io, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia anche questa volta. Grazie per aver avuto la pazienza di arrivare, come sempre, fino alla fine. E direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!